io ho un po' di imbarazzo da Zara perché sono messo da montagna, non so perché ho dato ai miei genitori alle torte, non sono pronto per resistere al freddo di quei luoghi e anche di questa giornata, però ci tenevo a dare un saluto a te, Luciana, ai tuoi amici e anche all'opera delle opere che hai messo in campo oggi. Perché ci tenevo? Non è soltanto una ragione, diciamo, di dolcezza relazionale. Ci tenevo perché questa tua attività ha una capacità educativa. Io ho in mente il funzionario pubblico, che tu sei mamma, moglie, donna, cittadina attiva, sei un city servant di una pubblica amministrazione importante, per esempio quella che ha amministrazione di queste mura, e questo mi fa dire e mi fa capire che poi sei anche significativamente artista, forse anche intellettuale, e ce lo dirai, ce lo dimostrerai. Però io mi sento stimolato dal fatto, per esempio, di averti conosciuta come dipendente di una pubblica amministrazione che mi ha visto con il carico massimo di responsabilità. E ho l'immagine del dipendente pubblico, per esempio, della Prussia, dove lì, per essere all'altezza del compito, i prussiani non potevano scusarsi. Per avere il massimo della corrispondenza nei confronti del dovere. Ma qual è lo spirito di quella regola? Organizzare il massimo della concentrazione, il massimo della canalizzazione di una bravura e quindi la massima liberazione delle proprie capacità. Una persona che coltiva la dimensione artistica, intellettuale, addirittura del disegno, del dipinto, della composizione con i colori di realtà che lei o lui, io credo che sia un altro modo di adempiere al dettato dello statuto della Russia. Cioè in questo modo uno davvero si concentra, organizza la migliore espressione di sé. E questa è la prima ragione per cui sono venuto, per onorare un dipendente della pubblica amministrazione che coltiva a tal punto la propria intelligenza e la propria anima da consentirsi l'incontro con la libertà del disegno, del pensiero, dell'immaginazione. Poi mi convince molto il titolo dato a questa mostra. Adesso provo a dire perché mi convince. C'è un bellissimo libro di Massimo Cacciari, L'angelo necessario, che io credo lo dovrebbero leggere tutti i terrapiattisti. Voi sapete, questa nuova generazione che ritiene che la terra è piatta. E sono quelli del giudizio immediato del popolo dei clicker, quelli che darebbero una sentenza contro tutti costruita sull'immediatezza della loro ignoranza. L'angelo necessario di Cacciari aiuta a interpretare questa straordinaria espressione. Intanto chi è l'angelo? Lasciamo in pace Cacciari e pensiamo al nostro patrimonio di riflessione personale. Chi è l'angelo? Non arrivo a dire cos'è l'angelo. L'angelo per noi, per la nostra sensibilità, per il nostro patrimonio, è una figura che ha due caratteristiche. La prima, la lontananza, è lontano da noi, ma ha anche la vicinanza, ha la vicinanza per esempio ad una fonte di luce, ad una fonte di grandezza, forse di bontà, per chi ci crede. E poi l'angelo vola. Il fatto che l'angelo vola e il fatto che l'angelo ha insieme vicinanza e lontananza, che cos'è che ci consente nella nostra immaginazione? L'angelo ci permette di uscire da quella specie di cerchio nel quale noi ci fichiamo nella nostra vita quotidiana. Questo ci consente l'angelo. Ci consente la fantasia e l'immaginazione. Addirittura ci consente un livello di immaginazione che sta oltre ogni confine dell'immaginazione. Chi compie lo sforzo di dare forma all'angelo va riconosciuto come una personalità, una sensibilità, un'energia che aiuta tutti a interpretare come, dove, che forma ha l'angelo. Per esempio, è straordinario lo sforzo riuscito di concepire figura non figura, perché l'angelo un'altra caratteristica che ha è una figura non figura, o una figura che non riesce a figurare. E qui c'è.
mi convince, mi piace, mi convince molto questo sforzo di Luciana Tirino, della quale sapevo che c'era una passione anche caratterizzata da competenza, da esperienza, da bravura. Mi permetto l'ultima riflessione. Quanti hanno bisogno dell'arte? Io penso che questo bisogno accomuni tutti. E perché l'arte ci consente di ritrovare l'umanità? Molti lo dovrebbero dire, io provo a dirlo anche a noi. L'arte ci consente di ritrovare l'umanità. Se noi dovessimo in maniera raffinata dire dov'è la differenza tra l'umanità e il contrario da sé, qual è la differenza? Io provo a dire nella tradizione della eredità. L'umanità coltiva l'eredità, l'eredità dei valori, l'eredità del ricordo, della memoria, della civiltà, della cultura. Che cos'è che meglio di tutto consente il trasferimento dell'eredità? La produzione artistica. L'umano che a volte siamo noi di perdere o di disperdere, come si riesce a ritrovare? Grazie a queste straordinarie espressioni artistiche. In quale parte di questa città, in questo momento, si sta discutendo dell'arte? Cacciari direbbe, nei luoghi dove si sta coltivando il tempo del rito, della fede, ma c'è una porzione di popolazione che non dà tempo alla fede. Una riflessione, per esempio, che spinga chi consuma tutto nell'istante ad andare oltre l'istante, secondo voi facilita l'umanità o la riflessione del trovamento dell'umano? Certo che sì. Ecco perché io penso che Luciana Tirino vada riconosciuta, vada anche trattenuta quando lei si dedica a questo straordinario sforzo. E l'arte ci permette, come diceva un grande teologo, von Balthasar, di andare oltre quello che si vede. L'invito artistico, qual è? E l'invito ad andare oltre quello che si vede, perché non si esaurisce in questa prima immagine il significato di quell'opera. C'è dell'altro verso il quale siamo condotti. Un bravissimo teologo che questa volta è vivente da Abruzzese, Bruno Forte, oggi non ho prodotto nessuna inimicizia a me, per cui ho il diritto di produrre un'inimicizia. Se potessi, io dovrei avere messo di tutta la ragione. Bruno Forte dice che l'opera d'arte è bella perché mette tutto in un frammento. Cioè, consente lo stabilimento del tutto attraverso quell'elemento, quel frammento, quella piccola parte, ha la capacità di mettere insieme tutto. Ecco, io penso che Luciana Tirino è riuscita a collocarsi lungo questo viaggio, lungo questo tracciato, pensando l'angelo e pensando anche il rapporto che va ritrovato tra la nostra condizione, a volte anche dei talenti che sta dentro un ciclo di vita, un progetto di vita di ciascuno di noi, e quello che ci deve essere come capacità di immaginazione, di trovare la figura nella figura. Io ringrazio Luciana. Mi ricordo, concludo, un grande imprenditore che ha voluto bene anche all'Abruzzo, nessuno se lo ricorda, ma ha voluto bene all'Abruzzo, Olivetti, imprenditore Olivetti, il quale attorno tra il 53 e il 57 pensò molto all'Abruzzo. E lui nella sua fabbrica originaria, quella nella quale si concepì comunità, nacque anche una rivista, un centro studi, lui voleva che colui il quale aveva un contratto di lavoro per produrre ricchezza avesse il tempo anche per coltivarsi, non solo per generare ricchezza, ma anche per coltivarsi, perché chi lavora non è vero che deve avere una personalità, un sentimento, una delicatezza, una capacità per pensare anche altro. Ecco, io sono molto contento che Luciana abbia insistito, io la sapevo incuriosita, diciamo riguardata da questa passione artistica, ma a distanza di 10 anni, se tu ti sei cimentato ulteriormente arrivando a questo livello, che io non sono giudicare tecnicamente, davvero mi complimento, e avresti fatto il piacere e la soddisfazione anche di Olivetti,
perché per me tu sei il dirigente del Comune di Pescara, e un dirigente del Comune di Pescara che si coltiva anche in questa dimensione artistica e intellettuale, non solo a un applauso. Voi sapete che io posso dire che chi ha responsabilità rilevanti nella pubblica amministrazione deve riportarsi mentalmente la loro casa. Non può avere in mente le ore 14 del venerdì, perché nella sua attività c'è il futuro di tanti diritti e di tante opportunità. Ecco, io penso che chi vuole il tempo lo investe a questo livello di discernimento, di approfondimento, di ricerca, di sicuro fa bene anche la sua attività di servitore della nostra pubblica. Complimenti, una grande stretta di mano, e che il furore vi possa caratterizzare anche nei prossimi decenni.